Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, ritto in piedi, gridò: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva, chi crede in me. Come dice la Scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva». Questo egli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. Infatti, non vi era ancora lo Spirito, perché Gesù non era ancora stato glorificato. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi è già luminoso della luce che inonderà tutta la terra domani. Il mistero della discesa della terza persona della Santissima Trinità nell'anima dei fedeli, nell'anima dei credenti in Cristo. Lo Spirito Santo, qualcuno dice il grande sconosciuto, presente dall'inizio della creazione in filigrana. Perché? Perché è Dio, è Dio. La stessa creazione, il racconto della creazione del libro della Genesi dice proprio che lo Spirito aleggiava sulle acque. Lo Spirito aleggiava sulle acque. E da quel momento in cui Dio crea per appropriazione, si dice che è Dio Padre che crea, ma nel mistero della Santissima Trinità, dove è il Padre è il Verbo, cioè il Figlio, dove è il Padre e il Figlio è lo Spirito Santo, tre persone in un unico Dio. Per appropriazione vi sono delle azioni di Dio al di fuori di Dio stesso che noi appunto appropriamo ora al Padre, ora al Figlio, ora allo Spirito Santo. Al Padre compete la creazione, però tutto crea il Padre per mezzo del Figlio e con lo Spirito Santo, nello Spirito Santo. Al Figlio compete la redenzione, però la redenzione è fatta perché lo Spirito Santo ha adombrato la Beata Vergine Maria, peraltro preparata lei stessa dallo stesso Spirito Santo, preservata immacolata per essere tempio perfettissimo di Dio sin dal primo istante della sua concezione immacolata. Lo Spirito Santo, colui che nascostamente opera in tutta la storia, colui che però non è rimasto ozioso nel corso della storia, perché abbiamo detto, sin dalla creazione, passando per la redenzione, giungendo appunto alla Pentecoste e all'opera propria sua, che è la santificazione. Noi diventiamo santi, siamo santi, per opera dello Spirito Santo, che produce la grazia dentro di noi, nelle anime nostre. È lo Spirito di Dio che ci fa santi, che ci santifica. Quindi egli nel corso della storia, pur essendo nascosto, non è rimasto ozioso. Ha preparato gradualmente nel corso dei secoli il regno del Verbo incarnato. Questa è la pedagogia di Dio, cari fratelli e sorelle, che è paziente, a differenza nostra. Noi vogliamo vedere tutto e subito. Dio aspetta generazioni, ere intere, per portare a compimento con perfezione l'opera sua. E quindi aspettando la venuta del Signore, lo Spirito, perché ha parlato per mezzo dei profeti, diciamo nel credo, sempre per mezzo dei profeti, lo ha annunciato il Verbo incarnato e ha annunciato anche l'effusione dello Spirito. Lo abbiamo letto nella prima lettura, dal libro del profeta Gioele: «E fonderò il mio Spirito sopra tutti gli uomini». E ancora, nel profeta Ezechiele:
V'è scritto: verserò su di voi acqua pura e sarete purificati da tutte le vostre sozzure e vi rimonderò da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo e uno spirito nuovo infonderò dentro di voi e toglierò dai vostri petti il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne, uno spirito nuovo. Questo spirito nuovo arriva domani, proprio nel giorno di Pentecoste. Lo Spirito Santo, appunto, ha agito nel corso dei secoli per portare tutto a compimento, a perfezione, per renderci da figli del nulla che eravamo, perché dal nulla siamo stati tratti, per renderci figli di Dio, per restituire l'immagine divina che a motivo del nostro peccato abbiamo insozzato, lo spirito di purezza, che è poi l'amore di Dio, perché lo Spirito Santo all'esterno è santificatore, ma ad intra, all'interno della Santissima Trinità, è il dono, è l'amore divino, è l'amore divino. San Bonaventura, spiegando la Santissima Trinità, dice proprio questo, che il Padre è l'amante, colui che ama, il Figlio è l'amato, generato dall'eternità, e l'amore che il Figlio ricambia con il Padre, che c'è tra il Padre e il Figlio, è lo Spirito Santo. Dio in tutte e tre le persone. Dio il Padre amante, Dio il Figlio che è amato e a sua volta amante, e l'amore tra Padre e Figlio infinito come Dio sostanza divina è lo Spirito Santo. Ecco il senso della Pentecoste, di questa solennità grandissima che ci accingiamo a vivere domani. Vedete, questa solennità è a livello del Natale. Cioè il Natale di nostro Signore, il Natale è la venuta del Verbo incarnato appunto nella carne umana in questo mondo. Ma se a Natale guardiamo Dio Figlio che si fa uomo e si fa carne, nella Pentecoste vediamo Dio Spirito Santo che si infonde in tutti coloro che avranno creduto nel Figlio, in tutti, che si unisce alle anime dei fedeli come una corazza invincibile. No, domani, nella messa di domani, leggeremo il passo degli Atti degli Apostoli, nel quale c'è proprio questa infusione. E lì cosa abbiamo? Abbiamo una prima comunità cristiana chiusa e timorosa, chiusa nel cenacolo. E poi con la discesa dello Spirito Santo, ecco il nuovo spirito, diventano impavidi, non hanno più timore, non hanno più timore, perché è lo Spirito che li guida. Allora, cari fratelli e sorelle, in questa solennità davvero dobbiamo pregare più intensamente il Signore affinché faccia scendere su di noi il suo Santo Spirito, affinché possa veramente cambiare lo spirito che ci anima, perché abbiamo sempre qualche spirito in noi che ci muove e che ci anima. E qual è il nostro spirito? Sarà per caso lo spirito della superbia, lo spirito della critica, lo spirito del giudizio temerario, lo spirito di qualche vizio? Ce ne sono 7 enumerati dai vizi capitali, ma ciascuno con il suo. Perché, vedete, lo Spirito Santo si oppone decisamente a tutti questi spiriti. E se noi siamo animati da uno spirito che non è santo, da uno spirito che non è santo, evidentemente non possiamo dare spazio allo Spirito Santo. È lo Spirito Santo che, infuso nelle anime nostre, ci rende nuove creature. Fa di noi nuove creature, create secondo Dio, perché se ci lasciamo animare da qualunque altro spirito, e questo ce lo dobbiamo domandare, cari fratelli e sorelle, da chi siamo mossi? Da chi? Facile dire sono un uomo o una donna libero, ma siamo sicuri? No, perché vedete, spesso basta una piccola rivalità, un po' di superbia, basta un'invidia,
basta poco per essere mossi non dallo Spirito Santo, che è spirito di amore, di comprensione, ma da un altro spirito, che non è uno spirito di unione ma di divisione. Basta poco, basta qualche parola detta con poca carità per allontanarlo da noi, questo spirito. Allora, cari fratelli e sorelle, oggi veramente dobbiamo pregare il Signore di preparare in noi una casa, così come se l'è preparata nell'anima purissima e santissima della Beata Vergine Maria, vero tempio dello Spirito Santo, sposa dello Spirito Santo, che lo Spirito Santo appunto ha preservato prima della sua concezione immacolata per essere sua purissima sposa, sua purissima casa, e che mai, mai, mai nella sua vita ha contristato lo Spirito suo sposo, né con pensieri, né con parole, né con azioni, mai, a differenza nostra, che a ogni piè sospinto lo contraddiciamo, questo spirito che vorremmo avere, perché in realtà noi lo chiamiamo a parole, ma poi nei fatti, fratelli e sorelle, nei fatti lo contraddiciamo, lo neghiamo, lo uccidiamo nell'anima nostra, proprio quando diamo voce ai nostri vizi, quando ci facciamo dominare da tutt'altri spiriti, Allora ecco, preghiamo il Signore che ci renda docili all'azione dello Spirito, perché la condizione essenziale perché lo Spirito Santo possa venire in noi e possa agire in noi portando i Suoi santi doni, quindi il dono della sapienza, il dono dell'intelletto, il dono del consiglio, il dono della fortezza, il dono della scienza, il dono della pietà, il dono del timor di Dio, portando questi doni, quindi anche il consiglio, che rientra proprio in quello che dicevamo poc'anzi. Il consiglio che cos'è? È sapere sempre fare e dire ciò che Dio vuole che io faccia e io dica. Bello pensare di essere sempre animati e mossi dallo Spirito Santo, ma perché io possa essere animato e mosso dallo Spirito Santo, avere questo dono insieme agli altri, devo essere docile alle emozioni dello Spirito, e non solo devo essere docile alle emozioni dello Spirito, ma devo essere umile, perché se sono pieno di me e delle mie convinzioni e delle mie credenze e penso di essere sempre nel giusto e che tanto gli altri sono sempre sbagliati, sbagliano sempre gli altri, e non guardo a me ma guardo continuamente a quello che fanno, dicono, pensano gli altri, allora me lo posso scordare lo Spirito Santo, me lo posso scordare il dono del consiglio. Perché? Perché non sono consigliato e mosso da Dio, ma sono consigliato e mosso da io, da un io superbo che mi rende cieco, accecato, divisivo. Non c'è spirito. Che spirito è quello? Non è spirito. Perché? Perché li vedi dai frutti. Li vedi dai frutti. Dove ci stanno chiacchiere inutili, calunniose, invidie, c'è lo Spirito Santo? Anche quando nelle chiese, soprattutto tra pie persone, vi sono queste dinamiche, ma che spirito è? Non è Spirito Santo, non c'è. E allora facciamoci tutti un bel esame di coscienza, facciamocelo veramente con tutto il cuore, facciamocelo, e chiediamo al Signore lo spirito di umiltà, di riconoscere la nostra propria miseria, di accogliere lo spirito, di essere veramente docili alle emozioni dello Spirito. Dice Gesù: è meglio per voi che io me ne vada, poiché se non me ne vado, il Consolatore non verrà a voi. Noi stessi e tutto il mondo ha veramente un grande bisogno di questo divino ospite, del quale lo stesso Gesù si è fatto precursore, e affinché, dice Don Prosper Guéranger, noi possiamo conoscere quale sia la maestà di questo nuovo Signore che, se glielo permettiamo, perché a parole lo diciamo tutti, ma se glielo permettiamo davvero, regnerà su di noi.
Gesù ci dichiara la gravità dei castighi che attireranno su di essi coloro che lo offenderanno. Chi avrà parlato contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma chi avrà parlato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato, né in questo mondo né nel secolo futuro. Però questo spirito, dice ancora Granger, non prenderà natura umana come fece il Figlio, non dovrà riscattare il mondo come lo riscattò il Figlio, ma verrà a portare un amore immenso che non si potrà disprezzare impunemente. È a lui che Gesù affiderà la Chiesa, sua sposa, durante i lunghi secoli che dovrà durare la sua vedovanza. A lui rimetterà l'opera sua affinché la mantenga e la diriga su tutte le cose. Lo Spirito Santo viene a rinnovare la faccia della terra, ma per rinnovare la faccia della terra gli dobbiamo permettere di rinnovare la faccia del cuore nostro, la faccia del cuore nostro. Allora, cari fratelli e sorelle, noi che davvero siamo figli del nulla e che al nulla tendiamo senza l'amore di Dio, siamo chiamati a divenire per opera del Verbo e per opera dello Spirito Santo figli del Padre Celeste. Se veramente desideriamo questo fine, se veramente desideriamo che Dio sia tutto in noi e che ci faccia progredire e crescere in età, in sapienza, in santità, allora facciamogli spazio, lasciamolo entrare nelle nostre vite, lasciamolo entrare nelle anime nostre, facendo sì che, come Giovanni Battista diceva del Verbo, anche noi possiamo dire dello Spirito, cioè che io devo diminuire, lui deve crescere. Lui deve crescere. Domani è un giorno di grande grazia, la Pentecoste, giorno che ricorda appunto l'effusione, la prima effusione miracolosa, grandiosa, esaltante dello Spirito sulla Chiesa, giorno dell'inizio della Chiesa, comunità di santi. Ecco, allora domani preghiamo più intensamente, prepariamoci a questa effusione, offriamo al Signore un cuore puro. Se non l'abbiamo fatto, andiamoci a confessare, purifichiamo l'anima, prepariamoci e chiediamo al Signore di fare anche con noi quello che prometteva attraverso il profeta Ezechiele, di togliere da noi il cuore di pietra, di darci un cuore di carne, di rivestirci di uno spirito nuovo che ci possa muovere a pensare, agire, parlare con carità, con amore, con quegli stessi sentimenti che furono di Cristo. Perché se non gli permettiamo al Signore di agire nell'anima nostra con il suo spirito e di cambiarci profondamente, sin dentro l'anima e in tutto il nostro agire, allora avremo buttato via la grazia infinita che Dio ci ha dato, donandoci il suo Spirito. Siano lodati Gesù e Maria.